Eccoci, ci stiamo collegando, ci stiamo collegando, ditemi se mi sentite, saluto tanto Anna Tamburini Torre che mi permette sempre di fare queste belle dirette. E anche Enrico Ballantini, ovviamente. E adesso spero che voi possiate sentirmi, datemi un cenno che esistete, che siete in diretta. Oggi parliamo di un argomento molto lungo. No, non vi terrò per molto tempo, però è un discorso che... Ecco, Francesca, Bruna, ciao, ciao, benvenute. Allora, oggi parleremo di un discorso lunghissimo, ma lunghissimo per il tempo, nel senso che dovremo fare in un'ora raccontarvi 4.000 anni di storia. No, sto scherzando. Però in realtà i concetti che vi voglio... di cui voglio parlare oggi implica così tanto tempo. Perché ho scelto questo titolo, dalla Mater al Pater e ritorno. Cioè il ritorno è molto, questa parola adesso poi l'andremo a spiegare bene, è molto importante. Allora, dalla Mater. Parliamo della storia dell'umanità. Voglio raccontarvi questa brevemente questa storia perché oggi, in questo particolare momento, in questa particolare situazione in cui tutti noi ci troviamo, direi quasi all'improvviso, perché sono alcuni mesi che noi stiamo vivendo quasi una dimensione parallela rispetto a quello che noi consideravamo la normalità. E pensiamo di essere la prima generazione, essere le prime persone che hanno un'esperienza del genere, anche se la storia ci racconta di altre, diciamo, pandemie, epidemie. Ma io sono convinta che ci sia ben altro. In questo tempo noi stiamo attraversando quello che 4.000 anni fa attraversarono le popolazioni del mondo. Sapete come si cominciano le storie, no? C'era una volta, tanto tempo fa, ecco, tantissimo tempo fa, le popolazioni del mondo istintivamente, naturalmente, cosa pensavano? Che la vita derivasse da un corpo di donna, ovviamente. Perché? Perché la donna era... Ciao Paola, ciao Antonella, ciao Enrico, ciao, grazie, grazie di essere qui. Buonasera, buonasera Alessandra, Giovanna. Scrivetemi poi anche delle domande. Io adesso comincio così la narrazione. Però dopo voi fatemi tutte le domande che io poi vi rispondo in specifico. Allora, tanto e tanto tempo fa, ma veramente tantissimo tempo fa, ovviamente le popolazioni cosa vedevano? Vedevano che la vita, qualsiasi forma di vita, sia animale sia umana, nasceva dal corpo di una donna. E questa vita era meravigliosa, questo evento era qualcosa di talmente splendido, di talmente unico, anche difficile perché ovviamente il partorire non era una passeggiata, come si dice, quindi era considerato veramente un miracolo e come tale assolutamente sacro. Quindi la sacralità della Mater e attorno a questo nucleo che la donna col suo stesso corpo formava,
Sì, si formarono tutte le società antiche. La società umana nasce matrilineare. Io lavoro sempre molto con le parole, chi mi conosce lo sa, perché le parole più sono precise, più rendono giustizia del significato, più sono importanti per la comprensione, e se noi non ci capiamo, siamo veramente messi male. Per cui la comprensione è fondamentale. Perché uso la parola matrilineare e non quella più diffusa ma sbagliata, che è matriarcale? Allora, la parola matriarcale è sbagliata perché fa da contraltare a quell'altra parola che è patriarcale. Pater e mater, vedete, le due parole hanno la stessa matrice. Il pater crea il patriarcale, ma la mater non crea il matriarcale. E questo cosa significa? Significa che la donna non ha mai costruito una società di tipo piramidale fondata sulla dominazione, come invece il patriarca ha fatto. Ecco perché è giusto e corretto usare un'altra parola, non più matriarcale, che presupporrebbe che al vertice della piramide ci fosse una donna a capo di qualche cosa, perché allora non cambiamo niente, è sempre la struttura patriarcale. Ma invece la struttura sociale matrilineare era una struttura totalmente diversa. Purtroppo è così lontana nel tempo e noi siamo così, proprio siamo intrisi di patriarcato, che facciamo molta fatica a capire come fossero quelle antiche società. Io ho scritto dei libri, chi conosce i miei libri sa già di quello di cui sto parlando, ma cerco di essere chiara per chi non mi ha mai sentito o non mi conosce o non ha letto. Queste società erano fondate sull'unico atto certo e visibile della natura, cioè il parto. Il bambino nasceva dalla pancia di una donna, su questo non c'era assolutamente dubbio. I latini stessi dicevano mater certa e pater incertus. Ok, quindi siamo tutti figli di una madre. Su questo fatto, cioè sul fatto che tutti i figli, femmine e maschi, nascevano da quella pancia di quella donna, si individuarono i clan. I clan erano matrilineari, in cui c'erano delle donne a capo delle famiglie, e poi tutti, diciamo, le persone che nascevano da quella pancia erano appunto la famiglia, quindi il clan si formava in questo modo. A un certo punto della storia, perché qui sembra di narrare una fiaba, chi mi conosce sa che mi sono occupata molto anche delle fiabe iniziatiche, ho scritto dei libri su queste cose, eccetera, eccetera. Anzi, ultimamente è uscito proprio per Alux Co questo libro, ve lo faccio vedere giusto per vedere la copertina, le fiabe iniziatiche. Ma la narrazione di cui voglio parlare oggi si trova più in quest'altro libro, che è Quando Troia era solo una città. Questo libro l'ho scritto nel 2016. Anzi, il 2015, è stato pubblicato nel 2016. Rileggendolo oggi mi sono accorta che era un libro assolutamente profetico. Quello che io racconto in questo libro e poi traggo spunto da un poema meraviglioso che è l'Iliade, uno dei poemi più importanti di tutta la nostra cultura, tratto proprio di un passaggio epocale, un passaggio dalla società matrilineare a quella patriarcale. Nella nostra area, nell'area mediterranea, diciamo,
del vicino Oriente, dove esisteva Troia. Troia diciamo, era ubicata nell'odierna Turchia, diciamo, quindi. E in questa zona proprio la narrazione dell'Iliade ci fa da cerniera, unisce temporalmente, storicamente, le due grandi sfere sociali. La più antica, quella matrilineare, che era fondata su presupposti totalmente opposti e diversi da quelli patriarcali, che poi da quel momento in avanti si andarono a stabilire praticamente piano piano, si diffusero in tutta Europa e poi in tutto il mondo. Quindi noi oggi abbiamo un mondo totalmente patriarcalizzato. Però l'avvento di quel cambiamento, quello switch, quel cambiamento avvenne proprio poco prima della guerra narrata dall'Iliade, la famosa guerra di Troia. E questo è incredibilmente simile al momento che stiamo vivendo oggi. Anche noi oggi stiamo vivendo un nuovo switch. Ce ne sono stati vari, nella storia, sono stati dei momenti cruciali, i momenti dei grandi cambiamenti, e quindi sono convinta che capire bene quelli passati possa aiutare noi oggi a capire quello che stiamo vivendo oggi o quello che sarà il nostro futuro se lo capiamo bene, se capiamo bene come muoverci grazie ai racconti passati. Io mi sono molto occupata delle narrazioni. Perché? Perché tutto deriva da una narrazione. Ora, la guerra di Troia, la prima guerra, dunque, oscurata, Billy mi chiede: neanche donne regnanti come Hatshepsut e Cleopatra, regine di d'Egitto, Elisabetta e Vittoria, regine d'Inghilterra? No. Il fatto che a capo di un sistema piramidale, quindi di tipo patriarcale, ci siano delle donne non cambia assolutamente nulla. Vi sembra che la Merkel possa essere diversa da un altro politico qualunque? No, perché le donne messe in quella posizione e mantengono quella posizione, creano patriarcato. Non è il sesso che è importante, ma è la relazione tra gli esseri umani. La relazione di tipo matrilineare, la relazione tra gli esseri umani in una società matrilineare, è totalmente diversa rispetto al rapporto tra gli esseri umani in una società patriarcale. Non è solo un rapporto tra sessi, è un rapporto tra menti, tra modo di vedere le cose, tra modo di percepire il mondo e la vita. Perché l'Iliade si pone così imponente, così da spartiacque su questo punto? Perché è la prima guerra narrata dell'umanità, almeno della nostra parte di umanità, diciamo. Come sapete, io mi occupo soprattutto della cultura occidentale, semplicemente perché sono una persona di cultura occidentale. Come tale, ho piacere di capire da questo punto di vista come funzionano le cose. La prima guerra del mondo è quella di Troia. Su questo modello di guerra si fonderanno tutte e prenderanno, copieranno proprio tutte le future guerre che l'umanità da quel momento in avanti andrà sempre combattendo. L'umanità ha combattuto miliardi di guerre.
ma da quella prima guerra. Quella prima guerra fa da modello a tutte le altre successive. E quindi questo modello è importante, perché quello è il pattern, è l'archetipo che ci accompagnerà e ci accompagna ancora oggi, fino al 45, diciamo, fino al 1945, la data dell'ultima guerra mondiale, ci ha accompagnato sempre. Quindi stiamo parlando di circa 4.000 anni. Ecco perché vi dico che oggi parliamo di un tempo lunghissimo. La società matrilineare erano invece totalmente diverse, proprio come concetto, perché nascevano intorno a un clan fatto da una donna. Non c'erano capi, era una società circolare e cooperativa, e infatti non c'erano guerre. C'erano scaramucce, c'erano casomai dei litigi, dei conflitti, ma il concetto di guerra nasce con gli Achei, nasce con la guerra di Troia. Da quella narrazione lì, così importante, famosissima, diffusa in tutto il mondo conosciuto, narrata e rinarrata e raccontata, ricordate che è un poema, quindi è una narrazione cadenzata in poesia, esattamente come venivano narrate le storie anticamente, perché il ricordare, quando abbiamo dei versi cadenzati, la memoria è molto più facilitata, ecco perché, visto che si doveva tramandare in modo orale, la forma della poesia era molto più, diciamo, utile rispetto a quella poi invece della prosa che avremo dopo. Intanto vedo che arrivate. Ciao Paola, ciao Magda, Ina, Sara, ciao. E quindi questa prima guerra sancisce il cambiamento epocale da una struttura di un certo modo all'altra. Oggi siamo di nuovo in un altro switch epocale, sta cambiando tutto velocemente. E capire quel primo cambiamento e poi anche quelli successivi a quel primo, ma quel primo è stato totale, è stato dirompente, è stato uno spartiacque proprio. Quel primo cambiamento, se lo capiamo bene oggi, possiamo avere chiavi di comprensione molto importanti per quello che sta succedendo in questo tempo. Chi ha letto il libro di quando Troia era solo una città ha già un po' la pappa fatta, nel senso che, ciao Sonia, ciao, ciao Silvana, nel senso che conosce già il tema. Cosa succede? Tutti ricordano dal liceo i grandi eroi argivi, il biondo Achille, Patroclo, Agamennone, Menelao, tutti i grandi eroi. E poi ricordiamo Ettore, ovviamente, dall'altra parte, altrettanto grande, se non più grande, e tutti gli eroi troiani, che ovviamente perdono. Perdono perché? Perché era ormai questo il destino dell'umanità. Si doveva passare attraverso questa comprensione del patriarcato. Il mondo cambia in 10 anni. Io non so questo cambiamento di oggi quanti anni ci vorranno, forse altrettanto, ma per avere un cambiamento totale, esattamente come quello che avvenne a Troia durante questo periodo. La guerra di Troia dura 10 anni. E nasce per causa di una donna, veniva raccontato. Ovviamente il patriarca è molto furbo, ha instaurato questa dominazione
attraverso l'intelligenza, non attraverso le viscere, come era l'altra società. L'altra società matrilineare era formata dalle viscere, dalla natura, da quello che esisteva, così come era stato concepito ab origine, cioè dalle viscere sia della terra nascevano diciamo le alberi, le piante, gli animali, e dalle viscere delle donne nascevano gli umani. Quindi era tutta una sequenza naturale senza forzature. Tutto avveniva in un qualche modo con dei ritmi anche molto lenti, come è la natura, con dei ritmi ciclici, come è la natura. Il tempo stesso era ciclico, le donne hanno le mestruazioni, sono cicliche, la luna, le lunazioni. Addirittura le donne erano a quei tempi considerate delle specie di orologi della comunità, proprio perché scandivano il mese, la mensilità, e quindi ci si metteva d'accordo su questi parametri. Pensate che il più antico reperto che chiarisce questo è di circa 20.000 anni fa, è stato trovato in Africa, in Congo, ed è un osso di babuino con delle incisioni che fanno capire chiaramente che si tratta delle mestruazioni o delle lunazioni, le donne sono collegate alla luna, no? E quindi il computo del tempo era segnato su questo osso, il primo calendario umano. Da quel modo di vedere la vita, quindi tutto ciclico, se voi pensate adesso, anche noi, per noi il tempo lo calcoliamo in un modo ciclico. Il nostro orologio, i minuti sono tondi. Le ore, ma anche le giornate, no? Tutte le 24 ore, ma anche le settimane. Ogni 7 giorni abbiamo di nuovo il lunedì, di nuovo il martedì, di nuovo il mercoledì. Anche i mesi sono ciclici. Dopo gennaio c'è febbraio, dopo febbraio c'è marzo, eccetera, eccetera. Poi all'improvviso si taglia il tempo e gli anni non sono più ciclici. Gli anni sono lineari, gli anni sono maschili, una freccia nel tempo. Quindi abbiamo un punto di inizio, un anno zero, e sarà una religione a stabilire qual è quell'anno zero. Dall'anno zero in avanti, sempre in una linea retta che è estremamente angosciante, perché è una linea della morte. Il ciclo no, il ciclo c'è morte e poi c'è rinascita. La natura fa sempre così. D'inverno sembra che tutto sia morto, poi pian piano in primavera ricominciano a nascere i fiori e poi si torna nell'autunno, eccetera, eccetera. Quindi il ciclo naturale era quello che stabiliva i rapporti anche umani. Mitico lì. La mensilità delle donne della stessa famiglia si allinea, addirittura dello stesso gruppo. Quando delle donne stanno insieme, per esempio nei collegi o nei conventi, quando un grosso numero di donne sta insieme, dopo un certo tempo tutte le mestruazioni diciamo, si mettono in sincrono. E questo era chiaramente conosciuto dai nostri antenati, per cui questo derivava, il villaggio era, diciamo, anche coeso proprio da questo fatto, era unito da questa cosa. E non c'era nessun tabù sessuale, il sesso era vissuto in modo molto diretto, molto sereno, e l'unica grande festa sacra era la nascita di un bambino. Sull'altare si sacralizzava questo evento. Ora, se noi dobbiamo pensare alle chiese di oggi,
pensare che sull'altare si possa partorire, vedete l'assurdità, perché noi abbiamo delle chiese che sono piene di morti, di defunti, delle tombe, i crocifissi, i martiri, tutto ciò che riguarda la morte. Perché sì, anche i Celti, sì Paola, esatto, anche i Celti, tutte le società matrilineari, il mondo antico era tutto così. Poi pian piano, a macchia di leopardo, ma in forma sempre più ampia, cominciano dei nuclei di tipo patriarcale a espandersi. Perché si espandono? Perché uccidono. Cominciano con la guerra. E la guerra è di conquista. L'amore stesso prende parole di conquista. Ancora noi oggi i maschi dicono ho conquistato una donna, ha ceduto. Tutte parole di tipo guerresco. Terribile pensare che l'amore sia legato a simili parole. E che cosa è successo in quel grande cambiamento che passa dalla mater al pater? Cioè, da questo modo di vedere la vita ciclica, naturale, con tutte anche le difficoltà che questo comporta, i temporali, le inondazioni, era tutta roba naturale. La gente moriva, a volte anche in modo abbastanza numeroso. Però non era considerato la guerra, non c'era ancora il concetto della conquista territoriale. La conquista territoriale, ovvero, era migliore? Beh, probabilmente, sicuramente erano meno le persone, ma erano più pacifiche, sicuramente molto più pacifiche, anche perché la vita era difficile, non c'erano le macchine, non c'era l'elettricità, non c'era niente, quindi tutto era da fare a mano. È chiaro che una società cooperativa, una società di mutuo soccorso, una società dove ci si aiutava l'un l'altro, era molto più facile che potesse sopravvivere rispetto a una società competitiva, in cui uno si ammazza con l'altro perché deve essere il capo. E quindi è chiaro che tra i due tipi di società, quando la natura era ancora molto inospitale, molto difficile vivere in natura, è chiaro che una società di tipo cooperativo era molto più utile, era molto più adatta a quel tempo. Quindi per migliaia e migliaia di anni gli esseri umani sono vissuti pacificamente, uccidevano in caccia. Ma non si uccidevano tra loro, le tribù, se avevano qualche contestazione, si andava di fronte ai saggi o agli sciamani, c'erano delle persone preposte, c'erano gli uomini medicina, le donne medicina, le grandi sacerdotesse, le profetesse. E quindi queste persone erano quelle che dirimevano le contese, eccetera. Però succede a un certo punto della storia, ecco qui proprio, siamo circa 2000 anni prima di Cristo, l'età di Troia, la settima dello strato scoperto da Schliemann, la Troia numero 7, avviene che alcune popolazioni, soprattutto del nord, del Caucaso, della Mongolia, fanno una cosa straordinaria. Un uomo va a cavallo, salta su un cavallo e comincia a dominare il cavallo. Questo animale sarà l'animale più importante di tutto il periodo patriarcale, all'Ottocento, fino a pochissimo tempo fa. E poi i cavalli saranno sostituiti da cosa? Da degli oggetti meccanici che sono le automobili, che la cui velocità viene ancora misurata in cavalli. Quindi vedete quanto il cavallo sia uno dei simboli che permettono alla società di cambiare. La società
da matrilineare diventa patriarcale perché? Perché questi uomini del nord, ricordiamo che Achille era biondo, quindi sicuramente una persona che veniva nel Vangelo tibetano, Santisa, le donne erano molto rispettate e venerate. Certo, erano assolutamente venerate proprio perché sacre, in quanto creavano la vita. Senza le donne era impossibile vivere. Dalla loro pancia scaturiva tutto, tutta la vita, e quindi quello era l'atto sacro. Tutto il resto ruotava intorno, ma la cosa, il focus era sulla donna. Ecco perché si chiama matrifocale o matrilineare. Non dobbiamo usare la parola matriarcale. Per favore, chi mi ascolta, chi conosce i miei studi, per favore, non usi più la parola matriarcale, perché non è mai esistita una società matriarcale. Sono esistite delle società patriarcali con a capo delle donne, ancora oggi, la regina Elisabetta, tanto per dirne una. Cioè, delle società con a capo delle donne, sì, ma la società è di tipo patriarcale, ovvero piramidale, in cui c'è diciamo, la base della piramide, gli schiavi. Poi sempre più su, fino ad arrivare ai capi, ai vicecapi, ai faraoni, e poi man mano a scendere tutti i vicefaraoni, visire, eccetera. Quella è la società, il modello di società che ancora noi oggi abbiamo introitato. Noi facciamo molta fatica a capire un altro tipo di società. Ecco perché oggi che sta cambiando il modello della società, facciamo molta fatica a capire che cosa sta succedendo. Giovanni, la grande madre è un archetipo che non è morto e mai morirà, fa parte del nostro DNA. Le grandi invasioni hanno cercato di togliermi, ma è rimasta sotto altre forme. Bravissimo. Esatto. Infatti, la buona notizia, Giovanni mi ha preceduto, perché io volevo fare ancora un pochino di discorso, un po' più così, tirarla un po' per le lunghe. Però in realtà ha proprio ragione Giovanni. Nel senso che sono 4.000 anni che questi patriarchi, questo sistema patriarcale, che apparentemente privilegia i maschi, ma non è vero, e anche questo ne parliamo perché è molto importante. Il pater crede di avere vinto la mater perché si è posto nell'alto dei cieli, è il pater, il patronimico, il patrimonio, il nome del padre, verranno fatte tutte le guerre e le conquiste. Però non ce l'ha mai fatta. La buona notizia è che, nonostante tutti i mezzi e i secoli, i millenni, 4.000 anni sono 4 millenni, in cui il patriarca cerca di togliere totalmente l'energia femminile, con dei picchi anche di successi purtroppo clamorosi, tipo nell'alto medioevo, diciamo che i mezzi usati dal patriarca erano terribili, ma togliere del tutto un'energia è impossibile. In quest'ultimo tempo si sta cercando di fare quello che fecero gli Achei durante la guerra di Troia, instaurare un nuovo ordine mondiale del mondo di allora, che era praticamente la Grecia e l'Anatolia, quindi il mondo era molto più piccolo, però instaurarono davvero, cercarono di instaurarlo e cambiarono tutto. Da quel momento in avanti l'umanità pensò solo a fare guerre. Anzi, addirittura i nostri libri di storia sono una sequenza infinita di battaglie, di conquiste, di trattati di pace, trattati di guerra, di soprusi, di invasioni, di migrazioni, di genocidi. Tutto questo è storia. E
È terribile la storia narrata così. Però attenzione, si tratta solo di una narrazione. Noi l'abbiamo narrata così perché dobbiamo obbligatoriamente credere a quel tipo di narrazione, che l'uomo forte, il Napoleone della situazione, è l'uomo più potente e quindi è bravo. Il plauso va a chi vince, il vincitore prende tutto e quindi la competizione sarà da quel momento in avanti l'unico parametro su cui si fonderanno tutte le società patriarcali e inventeranno armi per poter fare le guerre e ad ogni arma più diventa sofisticata l'arma, più devastante sarà la guerra. Fino ad arrivare all'ultima guerra mondiale, che la cui arma devastante era la bomba atomica, che ha messo fine a tutto quel tipo di guerre, perché l'umanità ha capito che quell'arma era definitiva, oltre non si poteva andare, pena la distruzione dell'intero pianeta. E le armi quindi hanno accompagnato tutte le guerre. E sulle armi si sono fondati gli imperi. La guerra porta soldi. Perdono, Giovanni, non è colpa tua. I tibetani hanno società matrilineare anche oggi? Allora, i tibetani no. Diciamo che persone che abitano vicino al Tibet, una società soprattutto la più numerosa di questo tipo di società antico ancora esistenti, è la società Mosu, che sta ai piedi dell'Himalaya, sotto il Tibet, diciamo. Il Tibet è comunque patriarcale perché sono i monaci maschi che detengono, il Dalai Lama è maschio, che detengono il potere, però è una società molto evoluta, molto avanzata, quindi anche il Tibet comunque molto rispettosa della natura, quindi il Tibet ha introitato comunque i valori matrilineari e quindi è sicuramente una società molto evoluta. E infatti la Cina capitalista, la Cina anzi maoista, eccetera, cosa ha fatto? Li ha distrutti coi fucili, di fronte a un fucile non c'è nessuna filosofia che possa tenere, apparentemente. Per fortuna, apparentemente, perché la storia insegna che non ci sono mai riusciti. Nonostante tutti i fucili, il patriarcato si fonda sulla paura e la violenza, è esatto. Difatti deve essere il più feroce possibile e tenere le persone impaurite. Ricordate qualcosa che stiamo vivendo adesso? La paura che hanno inculcato nelle persone adesso è l'arma patriarcale per eccellenza. Paura delle violenze, paura dei soprusi, paura della paura. La paura fa 90, diceva il tombolo. Ma anche i detti popolari hanno molta saggezza dentro. La paura fa 90, infatti è il massimo. La paura blocca, la paura paralizza. Infatti, in questo cambiamento epocale che stiamo vivendo oggi, che stanno tentando di farci vivere oggi, chi ha paura si ammala e sta male. E questo è l'insegnamento che la storia può darci. Proprio partendo da quella prima guerra, di cui abbiamo nozioni, diciamo, in cui sappiamo chi erano i belligeranti, questa prima guerra narrata. Ora, l'importante quindi è la narrazione delle cose. Quando uno capisce che non sono le cose in sé
perché nessuno mai saprà davvero cosa davvero è accaduto. E neanche chi c'era saprà cosa davvero è accaduto, perché anche dei racconti dei veterani, per esempio, che tornano dalla guerra, ogni veterano ha la sua visione di quell'evento, di quel fatto. I veterani del Vietnam, quando sono tornati in patria, a parte tutti i disturbi psicologici spaventosi che queste povere persone, questi poveri uomini, perché poi il patriarca non privilegia i maschi. I maschi dovrebbero essere i primi in assoluto ad andare contro i dettami patriarcali. Ma fino a che gli uomini non capiranno questo inganno, fatto ai loro danni, perché è vero che le donne sono state martoriate, violentate, distrutte, schiavizzate, tenute in casa, ignoranti come delle capre, buttate dentro in cucina a fare da mangiare o fare dei figli e basta. Quindi le donne hanno subito delle angherie pazzesche, ciò nonostante. Il patriarcato è stato peggio per i maschi, perché i maschi sono dovuti andare in guerra, hanno dovuto imparare ad essere violenti, hanno addirittura pensato, pensate alla distorsione mentale di questo pensiero, che per essere rispettati bisogna usare violenza, che il rispetto stia nella violenza. Hanno dovuto imparare a stuprare. Cosa che è assolutamente innaturale per un essere umano. Lo deve imparare e lo impara da una cultura fondata sulla violenza, sul sopruso, sull'imposizione della forza, sulla dominazione. In realtà tutti i maschi nel patriarcato sono schiacciati, tranne uno, cioè il capo. Una società che rende tra virgolette felice o comunque contento, comunque che sta bene, una sparuta minoranza di persone, tutte rigorosamente maschi, tutti rigorosamente ricchissimi, tutti rigorosamente a capo di società multimilionarie, è una società fallimentare. Perché se su 100 persone sta bene solo una, quella è una società fallita. Ecco perché il patriarca non vincerà. Non vincerà perché è un gigante dai piedi d'argilla. Ma questo si capisce soprattutto studiando queste antiche storie che ci narrano proprio di questa cosa qui. A parte il fatto che negli anni 50 fu invaso il Tibet, fu invaso dalla Cina, non è più un paese sovrano, ma formalmente territorio occupato militarmente dalla Cina. Sì, infatti il Tibet è stato conquistato, usiamo sempre la parola guerresca, che va bene per il patriarca, è stato conquistato e quindi non è più uno stato sovrano, ma neanche noi siamo stati sovrani, ormai nessuno più è stato sovrano perché sappiamo che cosa le religioni ancora adesso insegnano ad essere sottomesse all'uomo? Certo, perché il patriarca ha ingannato soprattutto i maschi, facendo credere loro di essere i più forti, che se nascevi maschio eri forte, se nascevi femmina eri una povera cretina, debole e derelitta. E i maschi ci hanno creduto, e ci abbiamo creduto anche noi femmine, ci hanno creduto tutti. Allora, su che cosa si basa questo potere? Sulla credenza, sul credere che ci sia del potere. E se non lo credi, arrivano e ti ammazzano. Quindi loro esprimono il loro potere così, con la violenza, con la sopraffazione, con le armi. Hanno sempre creato, fomentato guerre per mantenere le persone sotto dominio. In questo tipo di società la felicità è impossibile. Nessuno può essere felice. Quindi è una società terribile, una società sbagliatissima, che noi uomini, nella nostra lunga,
permanenza su questo pianeta abbiamo reso quasi irreversibile. Il patriarcato ha attualmente, in questi ultimi anni, diciamo dal 1945 in avanti, quindi dalla fine dell'ultima guerra mondiale, ha letteralmente fatto guerra al pianeta. Ha distrutto il 90% delle risorse naturali. Secondo voi c'è un futuro in questo tipo di questo tipo di pensiero, in questo tipo di società? Non c'è futuro. Ho detto religioni, non c'entra, aspetta che non ho visto cosa. Non c'entra nulla quello che insegnava Gesù. No, affatto. Gesù, anzi, Gesù infatti fu ucciso dai romani, che erano il popolo patriarcale per eccellenza. Si fondava tutto sulla legge. I romani dicevano dura lex sed lex. Vi siete mai posti il punto perché i romani dicessero questo? Perché era vero. Perché la legge doveva contrastare la natura. E quindi diventava dura, cioè diventava difficile. L'applicazione delle leggi erano contro natura. Vi risuona qualcosa ancora oggi? Ecco. Gesù era uno di quelli che si ribellò. Era un matrilineare, se vogliamo usare questa parola. Cioè lui era per l'amore, ecco perché poi è stato crocifisso, è stato ucciso. E poi ovviamente morto, mi raccomando, morto, allora lo possiamo anche innalzare. Ma l'importante è che sia morto. Esattamente come è successo a Giovanna d'Arco, io ne parlo nel libro di Troia, di tutte queste eroine che prima sono esaltate, poi vengono considerate eretiche, vengono messe a rogo e poi innalzate sugli altari e diventano santi. Vedete l'ambiguità, il doppio gioco? Si è sempre fatto così. Sono 4 millenni che l'umanità è dentro questo incantamento, è dentro questo sogno incubo, direi meglio, questo incubo della violenza e della dominazione. Imparo molte cose da te, amico. Grazie, grazie, cara. Il patriarcato, Paolo, ha creato pulizia. Il patriarcato ha bisogno dell'imposizione della menzogna per reggere il suo potere. Certo, come finisce la guerra di Troia? Lo sanno tutti. Come finisce? Come fanno gli Achei a vincere? Non vincono mica per le battaglie. Perché i troiani erano altrettanto forti e determinati. 10 anni. 10 anni di guerra e a nessuno ancora aveva vinto, ma Ulisse, il più astuto degli eroi achei, ha in mente uno stratagemma, ovvero un inganno. Il famoso cavallo di Troia non è altro che un inganno con cui il patriarcato si impone a tutto il mondo. Vi risuona qualcosa di familiare anche oggi? O anche nell'immediato passato? O anche nelle guerre passate? Le famose armi di distruzione di massa che non c'erano? E tutti i vari casus belli inventati giusto per fare la guerra? Sto parlando del Novecento, ma non crediate che nelle altre guerre non ci fosse sempre lo stesso meccanismo. I re si contendevano i territori per questioni dinastiche, per questioni dei padri, delle madri, i fratelli tra loro. Si uccidevano per il potere. E tutto il potere si fondava sull'inganno. Senza andare fino al cavallo di Troia, ricordiamo per esempio, che ne so io, i Borgia con il veleno, le strane uccisioni anche del secolo appena passato, queste strane morti,
che all'improvviso un incidente d'auto, un incidente di macchina. È così. Si mantengono i poteri forti. Ora, studiare la storia ci aiuta a capire questo. Dunque, Giovanni mi dice: certamente una società matrilineare rende possibile un miglior rapporto con la natura, rende possibile una vita più equilibrata. Certo, è una vita equilibrata. E come tale ha anche la possibilità di essere felice, anche se forse più difficile dal punto di vista di fatica, perché il patriarca non è stato solo e sempre negativo. Io adesso ho messo in luce le cose negative, le guerre, però ha anche creato molti macchinari che sono utili, che aiutano l'uomo a vivere con meno fatica, con meno dispendio energetico fisico. E quindi questo è un bene, può essere un bene, può essere un bene se non è a scapito di altri esseri umani o addirittura della nostra casa che è la terra. Se noi, diciamo, le nostre macchinari distruggono la terra, allora forse c'è qualcosa da rivedere, c'è qualcosa che non funziona. Se, diciamo, ciò che creiamo distrugge ciò che siamo, dovremmo un attimo riflettere su cosa davvero stiamo creando. E noi attualmente stiamo creando dei mostri. Stiamo creando delle cose mostruose. Mostruoso è la finanza creata dal nulla. Una cosa è l'economia, è una cosa diversa la finanza. Molte persone neanche capiscono la differenza tra queste due cose, ma è molto importante capirla. Addirittura il patriarca ha tentato di togliere il femminile anche dal parto. Adesso hanno creato degli uteri artificiali, delle macchine quindi che teoricamente dovrebbero consentire la nascita di una. Io non voglio neanche, mi vengono i brividi solo a pensare. Però non crediate che questo tentativo sia nuovo. È un tentativo antichissimo, è un tentativo che risale proprio al tempo dell'antica Grecia, in cui le narrazioni cominciarono a cambiare. E anche adesso stanno di nuovo cambiando. Stanno cambiando narrazione. Sapete come hanno cambiato quell'antica narrazione lì? L'hanno cambiata creando dei miti. Giovanni dice: molto bello vedere come i curdi hanno creato uno stato combattuto da tanti stati patriarcali dove hanno stabilito una totale parità tra uomo e donna, a difesa della natura. Nelle scuole insegnano una materia sconosciuta in Occidente, la genealogia, ovvero l'influenza e l'importanza della donna nella storia. Magari facessimo così, ma infatti i curdi sono stati distrutti. Le invenzioni sarebbero state. Sì, penso che le invenzioni casomai un po' meno veloci, perché la guerra macina molte invenzioni. Per sconfiggere il nemico bisogna sempre studiare un'arma più potente, poi l'arma ovviamente viene anche usata, in fondo sfruttata, diciamo, come tutte le energie, anche in modo positivo, in modo pacifico, però di base vengono formate per le guerre. Ma io stavo parlando delle narrazioni. Le narrazioni antiche, pensate un po' come sono stati furbi. Hanno cominciato a cambiare la narrazione del parto. Questa è bellissima. Ve la devo raccontare perché fa troppo ridere se non facesse piangere. Allora, purtroppo gli uomini che cominciavano a diventare patriarcali, ovvero dediti alla guerra e alla conquista e non più all'amore, e al rispetto e alla gioia, ma si erano, diciamo, girati verso quest'altro tipo di energia, cominciarono a entrare in collisione con questo fatto inequivocabile, da cui non si poteva prescindere e quindi odiatissimo,
erano le donne che partorivano, non c'era niente da fare, ragazzi. Quello è quanto. Tu puoi inventare tutte le piramidi del mondo, tu puoi fare gli obelischi più alti del mondo, tu puoi fare le mummie che durano anche migliaia di anni, ma non c'è niente da fare. Sono le donne che partoriscono, tutti, maschi e femmine. Non c'è niente su questo punto. A meno che io lo racconto in un altro modo. I patriarchi si sono fondati sulla narrazione. Infatti hanno inventato la scrittura per mantenere fisse nel tempo le loro imprese e le loro narrazioni. E come si poteva mai narrare una cosa che era così evidente? Cioè il fatto che un bambino nasceva dall'utero di una donna, dalla vagina di una donna, facendo in modo che gli dèi partorissero, essendo maschi, che gli dèi maschi partoriscono. Ecco inventato l'enorme inganno ed abbiamo Zeus, il grande dio maschio che, diciamo, fa sesso con tutte le femmine che gli capitano a tiro, ma addirittura riesce a partorire. Anzi, Zeus partorisce due volte e nel suo più famoso parto partorisce una femmina. Allora, siccome io devo invertire le linee guida della natura che ci dice, per ovvi motivi, che è sempre il femminile che partorisce i maschi e le femmine, che partorisce tutti, allora io dovrò fare in modo, rovesciando, che sia il maschile a partorire una femmina. Perché se è vero che sono le femmine che partoriscono i maschi, allora saranno i maschi che partoriscono le femmine. Capite? Capite com'è il giochetto? Rovesciare completamente la narrazione. Ed ecco a voi Zeus che partorisce Atena. E da dove la partorisce? La partorisce. Beh, ci sono varie narrazioni di questo mito. In realtà Zeus mangia, attenzione anche questo verbo è importantissimo, mangia Metis, cioè mangia la sua amante incinta di Atena, la mangia in un sol boccone, come il lupo cattivo. Il mangiare il femminile è molto, come dire, capite quanto questo punto sia fondamentale, si cambia tutta la narrazione sul fatto che il maschile mangia il femminile. Storicamente è vero, il maschile ha davvero mangiato il femminile. Quindi Zeus compie questo cannibalismo, mangia la propria compagna, se la mette in bocca e dopo un po', dalla sua testa, nasce Atena. Ma come ricorderanno chi ha studiato i miti greci al liceo, eccetera, o chi ha letto il mio libro, si ricorderà che partorire dalla testa non è proprio una passeggiata, voglio dire, non è proprio molto piacevole. Cosicché viene chiamato il dio dei metalli, Efeso, che arriva con un'ascia bipenne, spacca il cranio di Zeus e dal cranio rotto di Zeus esce in tutta la sua possanza, in tutta la sua bellezza, pienamente vestita con scudo, arme, frecci, elmo, eccetera, la grande dea, Pallade Atena, la dea Virgo, la dea vergine. E qui cominciamo con le vergini, perché ovviamente il patriarca non può tollerare una madre, a meno che sia vergine. Questa
questa cosa della Vergine Madre è meravigliosa, è un altro di quei paradossi a cui il patriarca ci sta abituando, ci ha abituato ormai da secoli, da millenni. Palla di Atena è la femmina che nasce da un maschio. La narrazione è totalmente innaturale, ma viene creduta. E se una narrazione viene creduta, diventa vera in quanto creduta. Allora, noi, diciamo di stampo occidentale, di cultura occidentale, abbiamo due grandi radici che formano la nostra cultura. Una è quella greco-romana di cui ho appena parlato, in cui c'è questo mito che sovverte, rovescia, fa proprio un ribaltone, un ribaltamento totale delle cose naturali. Però abbiamo anche un'altra radice molto potente, noi occidentali attuali, che è quella giudaico-cristiana. Vediamo che anche in questo corpus di narrazioni esiste più o meno la stessa cosa, cioè esiste la narrazione. Sì, il cannibale vuole interiorizzare i pregi di chi mangia. Sì, infatti il maschio mangia la femmina e partorisce lui perché prende dalla femmina la capacità di partorire. Questo in teoria, ovviamente. Noi, appunto, dicevo, passiamo. Diciamo, abbiamo quest'altra radice che è molto importante e che è quella giudaico-cristiana. Dove viene narrata una storia analoga, cioè il fatto che un maschio partorisce una femmina? Nella Genesi, quando da Adamo, togliendogli una costola, anche su questa costola possiamo fare delle narrazioni notevoli. Comunque, da una costola viene tratta la donna, cioè dal corpo di un uomo incapace di partorire, incapace di concepire. Bene, dal maschio nasce la femmina. Perché il patriarca ha avuto sempre così bisogno di questo tipo di narrazione? Ha avuto estremo bisogno di sovvertire tutte le cose naturali per dominare. Perché se io lascio fare alla natura, non ho bisogno né di leggi né di niente, scorre tutto così come è giusto che sia. Ma se io devo imporre la mia dominazione, io devo cambiare le regole e le devo cambiare a modo mio e devo imporle con la forza e con la coercizione. Cambiando tutte le narrazioni, perché io, patriarca che sono intelligente, ho capito che cambiando le narrazioni cambio la verità. Ovvero la verità non si capisce più. Verranno creduti questi come dogmi di fede. Non verranno più discussi. Non si discuterà più se mai sarà vero, prima di tutto che sia vissuto un certo Adamo in un certo Eden. Con questo Dio, vabbè, al di là della narrazione, ma che sia esistito, siano esistiti degli uomini dalla cui costola nascono delle donne. Ma veramente, purtuttavia, è stato imposto come dogma e come atto di fede. Tu devi credere anche se ti sembra impossibile. Idem i miti greci. E tutta la narrazione poi post-greca, soprattutto la narrazione romana, in cui Roma, il suo imperium, il suo modo di vedere il mondo è ancora esattamente lo stesso di oggi. Se un antico romano del primo secolo avanti Cristo venisse qui oggi e guardasse la struttura sociale, non vedrebbe differenze, la capirebbe totalmente. Sarebbe impaurito dalle macchine e dagli aerei, certamente. Sarebbe stordito da tutto questo rumore, dalle luci, ma non certo dalla struttura sociale. La struttura sociale romana è ancora attualmente quella che abbiamo oggi. Noi ancora, i nostri avvocati studiano diritto romano e poi diritto canonico, ovvero quello
ebraico-cristiano, quindi greco-romano, ebraico-cristiano, i due filoni che si uniscono creando un corpus legislativo talmente potente da poter sovvertire tutte le leggi di natura, a tal punto facendo credere che questo sia giusto. Ed ecco qua la ciliegina sulla torta. Non solo tu devi credere a tutte le cose, anche assurde, che io ti dico, ma devi essere contento di credere. E che se non credi andrai all'inferno. Ed ecco la creazione della punizione, del peccato. Il concetto di peccato è simile a quello della paura. Vanno a braccetto. Sono termini, sono energie che cercano di bloccare le persone. Se io faccio peccato non posso agire. Se io ho paura, non posso agire. Quindi sono le cose che, diciamo, bloccano di più che cosa? Bloccano di più l'eros, bloccano di più l'amore. Se c'è una cosa che può rompere il potere, è solo l'energia d'amore. Ma l'energia d'amore è di tutti, non solo delle donne, di tutti, degli esseri umani. E che cosa cerca di fare il potere? Di dividere le persone, di non farle amare, di metterle l'una contro l'altra. Il famoso divide et impera di romana memoria, ancora attualmente così diffuso. E i mezzi per diffonderlo sono i più vari. Oggi ne abbiamo uno, ma nel passato ce ne sono stati tantissimi altri. I Guelfi, i Ghibellini, i Barbari, i Romani, che ne so io, i Patrizi, i Plebei, i poveri, i ricchi. Basta dividere, gli uomini, le donne ovviamente. Quindi basta dividere, basta che le persone. Forza Roma e Forza Lazio, Forza Inter e Forza Milan. Basta, basta. Noi dobbiamo imparare questa lezione. Noi dobbiamo imparare che fino a che ci faremo dividere, ci domineranno. E sarà sempre peggio perché le strutture di oggi sono terribili. Noi abbiamo ancora oggi il cavallo di Troia che sta, diciamo, nelle nostre case, è entrato nelle nostre case. Sapete che cos'è? Questo qua, questo signore qui. Questo è il cavallo di Troia. Tutto bello, tutto luccicante, ci fa vedere un sacco di cose, ci mostra i video, facciamo i gattini, facciamo gli saluti agli amici. Che bello, che meraviglia! E poi crea dipendenza, manipola la mente, ci impedisce l'accesso alla conoscenza. Ultimamente io ho notato che internet, da cui tutti ormai traggono, diciamo, cognizioni, se c'è un dubbio, chi era Platone, digito su Google Platone e vado a vedermi chi era Platone. Ecco, state attenti, l'ho già detto anche in altre occasioni, anche di incontri, di conferenze, state attenti a questo meccanismo perché dopo vi faranno, loro scrivono Google, loro scrivono che cosa ha detto Platone, dopo voi non saprete più se quello che è scritto su Google è vero. Ecco perché non fidatevi, ci sono degli enormi cervelli dietro a questi piccoli aggeggi che noi teniamo in tasca, ai quali tra l'altro non riusciamo a rinunciare, se non con molta fatica. E il vero sapere è da un'altra parte, il vero sapere è dentro di noi, il vero sapere è nel nostro corpo, in tutto ciò che il nostro corpo ci dice. Ecco perché ormai,
la gente blo lo bloccano. Perché un corpo bloccato non può andare a sperimentare, non può acquisire conoscenze. E allora noi le acquisiremo tramite libri, perché i libri sono di carta, i libri non possono essere cambiati, non hanno algoritmi. I libri sono quelli che sono, quindi i libri hanno passato la conoscenza per secoli e millenni da una generazione all'altra. Infatti, che cosa hanno fatto i vari dittatori della storia? Cominciando da Giulio Cesare. Cosa ha fatto Giulio Cesare quando è andato per la prima volta in Egitto? Ha bruciato la biblioteca di Alessandria, dove erano custoditi tutti i più antichi manoscritti dell'umanità, tutta la sapienza che l'umanità fino allora aveva conservato in quei rotoli venne distrutto. Ma la biblioteca di Alessandria continuò a custodire tutto questo sapere e fu di nuovo bruciata. Da chi? Da Teodosio. E in questo secondo incendio fu bruciata anche Ipazia. Adesso mi è venuto in mente questo nome. Basta dividere, brava Alessandra, basta dividere. Ma come si concilia l'amore con i dittatori e le dittature? Chi le impone? Non si concilia. L'amore ha altre regole. L'amore va oltre. L'amore, infatti, nonostante tutti i dittatori, tutti i regimi, tutte le conquiste, tutte le battaglie, tutte le guerre, tutto non è stato sconfitto. Ancora adesso, Eros c'è. Perché? Perché siamo noi erotici. Io dico sempre che se le persone sono erotiche, nascono da Eros. Sono fatte per l'ero, sono fatte per l'amore, amano essere toccate, baciate, amate, strette. Se non possono essere erotiche, devono diventare eretiche. E infatti gli eretici furono bruciati vivi, ricordiamo Giordano Bruno. Vive i libri, già Francesca, vive i libri. Se voi avete libri in casa non buttateli, perché è stato anche indotta ultimamente, le persone sono state indotte a credere che se c'era Google, scusate, bevo un attimo, che se c'era Google eravamo tutti a posto, le enciclopedie potevano essere buttate via, no? Hanno voluto che noi facessimo così e molti sono cascati in questo inganno. È un cavallo di Troia, è uno dei tanti cavalli di Troia che vengono sempre, tutte le volte, sotto altre forme, immessi per conquistarci. Ma noi siamo come Cassandra. Ricordate Cassandra sulle porte Scee, che vedeva il cavallo fuori e andò da Laocoonte e il povero là, che era l'altro sacerdote della dea. E il povero Laocoonte disse: Timeo Danaos et dona ferentes, temo i Danai, cioè temo i greci, anche se portano doni. Quanti doni ci hanno fatto ultimamente? Oh, Google e i cellulari e le app, non ti devi più muovere. Puoi andare in banca senza andarci, puoi fare questa, puoi comprare senza andare nei negozi, puoi fare tutto. Guarda come sono carini, come sono stati gentili. Avete capito? Quindi, diciamo che la guerra di Troia continua a esserci. Qualsiasi poema antico, questo poema antico in particolare, narra proprio questo passaggio. Ecco perché quando io ho scritto questo libro non mi rendevo conto, io l'avevo dentro di me, questo
avevo questa cosa profonda che mi veniva fuori dalle viscere e l'ho messo scritto, l'ho scritto. Ma oggi, dopo 4 anni, anzi 5, perché nel 2015 l'ho scritto, pubblicato nel 2016, questo è il libro, rileggendolo proprio adesso, in questo periodo, mi sono resa conto di quanto fosse profetico. Era esattamente così, era già tutto scritto, è già stato fatto, è già stato vissuto dall'umanità questo passaggio, sono già stati vissuti vari passaggi di questo tipo. Ecco perché è importante la storia, ma la storia narrata bene, non la storia come la narrano loro, solo di guerre, di trattati, di conquiste. La storia è come va davvero raccontata, la storia dell'umanità, come erano. Come vivevano quelle persone e come si sono trovati a dover vivere in un altro modo e che traumi e che anche costi in vite umane ci sono stati per poter fare questo cambiamento. Ecco che noi oggi abbiamo un mezzo che i nostri antenati non avevano, ovvero siamo collegati. Abbiamo la rete, abbiamo tanti altri sistemi. Però ricordate che è tutta una questione di narrazione. Se ci cambiano le narrazioni, noi non capiamo più niente. La verità sfugge. E la vera persona intelligente, invece, va alla ricerca della verità. Quando io mi sono riletta per l'ennesima volta l'Iliade, ho notato una verità, che invece al liceo non vi viene detto. L'Iliade vi viene raccontata come un libro che narra della conquista degli Achei, della vincita di Achille. Narra che i greci hanno conquistato Troia. L'Iliade non narra questa cosa, assolutamente no. Tutte le volte che parla di Achille, che parla di greci, ne parla con epiteti orribili. L'ira funesta che infiniti lutti addusse agli Achei, le cose della guerra sono narrati con un disgusto, con una specie di fastidio. Mentre invece vengono esaltati chi? Quale eroe davvero viene esaltato? Viene esaltato Ettore. Anche se voi non avete studiato l'Iliade, però sicuramente ricorderete quell'episodio in cui Ettore e Andromaca, sua moglie, giocano con il piccolo figlio Astianate. Il grande guerriero aveva questo ciminiero sulla testa, no? Con questa grande, una specie di enorme pennacchio che doveva incutere paura ovviamente ai nemici e difatti incute paura. Il bambino si mette a piangere quando vede il papà vestito in quel modo. E che cosa fa Ettore? Ettore prende il copricapo e lo mette per terra. Il suo elmo messo per terra per non far paura al bambino. Questo è un atto d'amore. È un atto d'amore che un guerriero acheo non avrebbe mai fatto. Agamennone fa venire con l'inganno, tra l'altro, sua figlia per sacrificarla agli dèi affinché lui vincesse la guerra di Troia. Addirittura vuole uccidere la figlia per vincere la guerra. Quello è il patriarca. È Agamennone il patriarca. Ettore no. Ettore combatte, ma combattere. Combatte perché viene attaccato, non certo perché vuole conquistare nulla. Ed ecco quindi la diversa, enorme differenza che c'è tra i vari eroi di cui narra l'Iliade. Ecco che Ettore poggia il suo elmo per terra. E
così è l'amore. L'amore non è armato, l'amore non vuole le armi, non le ha mai volute. L'amore se può evita, ma purtroppo dall'altra parte ci vorrebbero i tuoi libri nelle scuole. Sì, Paola, grazie. Non sei la prima che lo dice. In effetti avere la controparte, che ovviamente il patriarca non ci darà mai, ma avere l'altra visione della stessa narrazione sarebbe bellissimo. Una volta gli antichi filosofi, Platone, Aristotele, eccetera, facevano proprio così, anche lo stesso Socrate è diventato famoso proprio perché metteva la tesi e l'antitesi. Cioè lui diceva prima tutto, narrava il mondo tutto visto da una parte e poi te lo narrava tutto visto dall'altra parte, il che veramente faceva muovere il cervello. Veramente, allora la mente dice qual è giusta? E allora vedi prove di contro, comincia a fare i tuoi pensieri, a ragionare, casomai c'è una terza ipotesi, una terza visione. E quindi questa è la ricerca, questa è la verità che man mano, come Diogene, noi dobbiamo andare col nostro lanternino a cercare la verità. Questo è il modo corretto di porre le narrazioni. Quindi ci vorrebbe un libro, diciamo, che parla dell'Iliade nel modo classico e poi casomai il mio libro a fianco, che fa vedere esattamente gli stessi versi, esattamente riportato, perché io sono stata pignola proprio, ho riportato verso per verso in greco tutto, non è stato un lavoro anche abbastanza complesso, però gli stessi versi capiti dall'altra parte acquistano tutto un'altra, è tutta un'altra storia. Allora, quando noi abbiamo due narrazioni, allora già cominciamo, o con tre narrazioni, allora cominciamo davvero a muovere le nostre sinapsi, cominciamo a cercare le fonti, cominciamo ad andare a informarci, è più giusto quella versione, più giusta quell'altra versione, forse più consona invece, o mi serve di più questo tipo di pensiero, eccetera. Ed ecco lì che si sviluppa il pensiero critico, il pensiero dialettico, eccetera. Quando invece abbiamo il monopensiero, quando invece ci viene imposto una sola narrazione, quando tutti si devono conformare a quella narrazione, lì cominciano i guai. Lì cominciano veramente le cose oscure, lì cominciano davvero. Diffondiamo le tue contro-narrazioni. Sì, le contro. Ma anche le fiabe, per esempio. Io, chi mi conosce, che mi segue, chi ha letto i miei libri, sa che io mi sono occupata molto, perché sono semplicemente narrazioni. Tra l'altro, alcune di queste fiabe sono così antiche come i poemi omerici, affondano le radici in un passato antichissimo e sono state raccontate, riraccontate, tra l'altro sempre oralmente. Ricordiamoci che la narrazione è orale, soprattutto la narrazione femminile, perché la narrazione femminile, contrariamente a quella maschile che ha avuto bisogno delle date, dei monumenti, del marmo, su cui si incidevano i nomi dei vincitori, la narrazione delle donne è sempre avvenuta in casa, è sempre avvenuta tra le donne stesse. Le narrazioni di fiabe sono le narrazioni per i bambini, ma talmente utili da essere fondamentali per la formazione delle menti dei piccoli. Quindi le narrazioni femminili sono più spesso orali, ma non per questo meno importanti. Ricordiamo per esempio che la narrazione più antica, cosmogonica, più antica del mondo, quella che narra del tempo più antico, almeno a ricordo umano, è quella degli aborigeni australiani che riescono a fare risalire la loro storia a 20.000 anni fa. Tra 20.000 e 4.000 o 5.000 o anche 8.000 che abbiamo noi, con tutte le nostre ricerche archeologiche, tutti i nostri poemi, tutti i nostri scritti, le nostre leggi di Hammurabi, tutte le nostre scritte sulla pietra,
è talmente più antica. Eppure è stata ed è ancora oggi tramandata oralmente. La famosa via dei canti, no? Chi ha un po' studiato queste antiche cosmogonie sa che anche lì esistevano dei, dee, narrazioni stranissime, animali che mangiavano altri animali, eccetera, eccetera. Sono le più antiche narrazioni del mondo e queste erano orali. Quindi non disprezziamo l'oralità, non crediamo che l'oralità sia solo stupida o solo femminile, quindi stupida, ma cerchiamo di rivalutare questo modo che gli uomini hanno avuto sempre nel ricordo, anche per esempio i ricordi familiari. Chi non racconta, sai che mio nonno, quando era piccolo, mi raccontava che... E queste cose si tramandano. La famiglia si crea attraverso queste narrazioni. Non è solo l'utero delle donne che crea la famiglia, sono anche questo tipo di narrazioni. Il famoso lessico fanfamiliare, ci sono... Ogni famiglia ha qualche parola chiave su cui si riconoscono solo i membri di quella famiglia. E questo crea coesione, che crea amore. L'oralità è amore. Noi ci parliamo. Gli esseri umani hanno sempre parlato, anzi, l'origine del linguaggio è qualcosa di magico, altro che la bacchetta magica della madrina di Cenerentola, altro che bibiti bobiti bu. Noi davvero con la parola creiamo il mondo. E gli antichi lo sapevano, i maghi, i magoi, i greci erano quelli che narravano il mondo. La parola abracadabra è una parola in aramaico che significa creo ciò che dico, cioè il dire, la parola crea. All'inizio era il logos, la parola di Dio, e la parola era Dio, e la parola era presso Dio. Quindi chi parla, chi comunica, chi narra, crea il mondo. Ecco perché sono così importanti le narrazioni. Non che io voglio tirare l'acqua al mio mulino, siccome sono una scrittrice e uso le narrazioni, ho detto già, furba quella lì, che si fa autopromozione. No, però è vero. Cioè, la narrazione, se è un tipo di narrazione di un certo tipo, ti crea benessere, felicità, salute. Se è una narrazione di un altro tipo, una narrazione paurosa, terribile, come quelle narrazioni che oggi stanno circolando, che ci stanno imponendo, fanno veramente paura. E quindi sono modi di narrare. Non, ecco, il problema è il mono, monoteismo, monopensiero. Cioè, tutto ciò che è unico, solo quello, fa sempre paura. La pluralità crea benessere. Gli esseri umani sono tanti e sono tutti diversi. Non confondiamo le parole. Un'altra di quelle parole di cui ci sciacquiamo la bocca è la parola uguaglianza, che è bellissima, perché è vero che noi, davvero profondamente, siamo tutti uguali. Ma non è vero che siamo uniformi. Quando sei poco capace di capire la sottigliezza tra le parole, e questo lo sanno le persone che vogliono comandare e dominare, ti dicono: ah, siamo tutti uguali, che meraviglia, in realtà ti creano uniforme. Tutti vestiti uguali, tutti con lo stesso pensiero, tutti con lo stesso modo, con lo stesso cibo, con lo stesso libro, con lo stesso... Cioè, questo è l'uniformità, non l'uguaglianza. Quindi, vedete, con le parole, anche il fatto che ci dicono che Dio è uno, è bellissimo. Questo universo, no? Verso l'uno, cioè l'uno è omnicomprensivo di tutto. L'uno è uguale a tutto e tutto è uguale a uno.
Ma poi sottilmente ti dicono che il Dio è unico. C'è il mio unico Dio, che è diverso dal tuo Dio. Quindi se io ho questo Dio che è unico, sarà il tuo che è sbagliato. E qui nascono le guerre. Qui nascono i conflitti. Lo vedete le parole come si assomigliano, eh? Non è che... Beh, è quel tocco sottile che fa capire se tu hai colto il segno o non hai capito niente. Ovviamente le donne disdegnano di utilizzare tali metodi. Le donne non possono usare la violenza perché sono custodi della vita. Non sempre, purtroppo. Ci sono state delle donne anche molto violente nella storia. Certo, meno dei maschi. I maschi vengono educati, poverini, alla violenza, anche se sono convinta che a moltissimi maschi la violenza non piace affatto, però vengono educati a questo. Alle donne, le donne meno, ma la crudeltà delle donne a volte è stata sottile. Ci sono state delle donne estremamente crudeli, tipo Agrippina, tanto per fare un nome antico, altre, Caterina la Grande, eccetera. Cioè donne di potere molto... molto pericolosa, Cleopatra stessa. Dove c'è gioia c'è verità. Certo, infatti, la verità, la gioia, sono tutte parole alte. Le parole alte, io le chiamo così, le parole alte collimano. La verità, la bellezza, la libertà. Sono tutte parole alte che ne dici una, ma in realtà hai detto tutto. Perché se sei libero sei felice. E se sei felice ami, sei nell'amore. E quindi sei nella verità. E quindi vedete come è tutto lì, è tutto uno. È tutto lì. Le parole alte si assomigliano molto. E sono quasi tutte di stampo femminile. Verità, libertà, gioia, felicità, molto spesso anche accentate sulla. E questo accento è un'espressione di gioia, felicità, libertà. È qualcosa di squillante, di... Sentite la parola odio, come abbassa l'energia, anche il suono. Paura, felicità, libertà, anche solo il suono, no? Non vi accorgete di quanto queste cose siano importanti, sono i dati sensibili, quelli che noi sentiamo. Il sentire è quello che ci rende umani. Sì, se sei libero sei felice, sì, infatti. Tutte queste parole, diciamo, si assomigliano e hanno anche molto spesso appunto questa accentata che accentua l'importanza di questa parola. Io non so neanche che ora abbiamo fatto, io mi sono persa in 100.000 discorsi. Ah, però, sono già le 1, è già passato molto tempo. Comunque io allora a questo punto mi avvio verso la conclusione, spero che vi siate divertiti, che abbiate avuto qualche input di riflessione. Vi invito a non aver paura di questo periodo, è un periodo di transizione. Se sappiamo come affrontarlo, se impariamo bene a cosa è successo nei tempi passati e come hanno fatto a superarlo, lo faremo anche noi, anche perché noi abbiamo dei mezzi molto più veloci, molto più attivi, molto più potenti. È vero che ce l'hanno anche loro, cioè quelli che ci vogliono dominare, però ce li abbiamo pure noi. Per cui invito tutti a riflettere sulle parole, sulle cose, sulle storie, sulle narrazioni. Attenzione alle storie che credete vere, perché non è detto che siano vere, soprattutto adesso. Quindi le narrazioni, anche storiche,
non sempre sono attendibili, sono sempre virate verso chi vince, sono sempre narrate da una parte sola. Io ho voluto narrare la storia della guerra di Troia dall'altra parte, dalla parte dei troiani, e credo che l'Iliade sia stata scritta per questo. Bene, con ciò vi saluto, vi ringrazio della vostra attenzione, diffondete il video, tra poco sarà pubblicato, penso anche su YouTube, sicuramente su Focus 3.0, il mistero della vita. Io vi do appuntamento al 10 di dicembre, perché questa rubrica è mensile, quindi il prossimo appuntamento sarà il 10 novembre. Non so ancora il titolo, però spero che almeno il passaggio dalla mater, dalla linea matrilineare a quella patriarcale e ritorno, perché adesso stiamo tornando indietro, è un altro momento epocale in cui si torna a rivivere, a rivedere tutti questi parametri. È tutto di nuovo in ballo, si sta di nuovo ballando alla grande in questo momento, è tutto in movimento, c'è tutto insieme in tutto. E che vi aiuti appunto a vedere bene, a tenere bene la rotta, a non aver paura e ad andare dritto verso la meta. Il cambiamento ci sarà, ma dipende da noi, potrebbe essere anche molto positivo. Dipende da noi, dipende se capiamo, dipende se riusciamo a capire gli inganni del passato, i vari cavalli di Troia, a capire che gli Achei hanno vinto le guerre solo per inganno, che tutte le guerre del mondo sono state vinte solo per inganno, e quindi questa volta non cerchiamo di non farci ingannare. Ecco, questo è importantissimo. E se la storia serve, serve proprio a non farci ingannare. Io vi ringrazio, vi saluto caramente a tutti e vi invito comunque a seguire. Vi do anche questa notizia: sabato, cioè dopodomani, farò un'altra conferenza su un altro canale, tra l'altro da Londra, quindi saremo all'estero, in Inghilterra. E parlerò delle fiabe iniziatiche di questo libro qua, che è un altro libro di quelli fondanti per la comprensione degli inganni che ci hanno voluto infilare in testa da troppo tempo. È ora di dire basta. Ragazzi, vi saluto, è stato sempre un piacere stare con voi. Grazie dell'attenzione e alla prossima. Saluto ancora anche Anna Tamburini che mi permette queste dirette e anche Enrico Ballantini che mi dà lo spazio su Facebook, quindi grazie a questi cari amici e grazie a tutti voi. Arrivederci alla prossima.